Grazie a tutti. Devo ammettere che quando Mario mi ha chiamato per parlare, per invitarmi qui, e abbiamo parlato come riuscire a connettere appunto l'industria chimica, comunque quel settore chimico dove io lavoro, e l'empatia, una delle prime domande che mi è venuta in mente è stata: ma che cosa ci fa da raccontare? Ma in realtà, secondo me, quando il link tra empatia e chimica industriale l'ho trovato una cosa molto semplice, una cosa di tutti i giorni, che è proprio un uovo. E ora vedere un po' come... Quando si parla di empatia a livello tecnologico, per me si riferisce a questa domanda qua. Che cosa, perché c'è la necessità di una certa tecnologia, e soprattutto che cosa questa tecnologia, quali conseguenze ha a livello planetario. E il poter riuscire a rispondere a questa domanda si collega al concetto di awareness, ovvero consapevolezza, ma è una consapevolezza che deve essere molto solida, basata su fatti, non una consapevolezza frivola, oggi un po' tipica dell'area un po' dei social, delle fake news. Ed è proprio questa consapevolezza che, grazie appunto con tecnologia e innovazione, può portare a un cambiamento soprattutto a livello della società. E adesso vedremo due esempi, e il primo dei quali appunto è proprio quello della produzione di uova. Oggi fondamentalmente sono tre grossi tipi di allevamento per produrre uova, che sono allevamenti in gabbia. Dall'altro lato abbiamo gli allevamenti organici o biologici, e una via di mezzo invece sono i cosiddetti allevamenti free range, dove diciamo le galline in questo caso hanno la possibilità di stare sia in un ovaio, al chiuso, al protetto, ma anche la possibilità di poter uscire. Ma andiamo a vedere i numeri. Oggi in Europa circa il 56% delle uova vengono prodotte tramite allevamenti in gabbia, mentre questi allevamenti organici e free range rappresentano una percentuale praticamente molto bassa. E in realtà voglio farvi anche un altro esempio della situazione della Svizzera, dove appunto vivo. Già il popolo svizzero nel 1978, siccome è consapevole di questo problema, del problema appunto di queste, degli animali che come soffrono in queste gabbie, hanno votato e sono riusciti già nel 1992 a bandire completamente questo tipo di allevamento. Ma in realtà, se guardiamo un attimino i numeri, questi allevamenti organici free range in Svizzera non fanno il 100%. E in realtà il motivo è perché siamo ancora, dal 92, in una transizione. E questo in realtà è un concetto estremamente fondamentale quando parliamo di cambiamenti a livello societario. Perché più è grande la scala di cui parliamo, e più questo concetto di transizione diventa vitale. Quindi in realtà questo, diciamo, triangolo che ci permette di arrivare al cambiamento, diciamo, è un po' incompleto. Infatti bisogna tenere in considerazione questo periodo, e sarà fondamentale, appunto, vedremo nel prossimo esempio, che è appunto l'industria chimica. Oggi la nostra vita fondamentalmente gira intorno a una miriade di prodotti, servizi, e se pensate, non so, ai cellulari,
trasporti, le macchine, medicine, il cibo, l'elettricità, l'igiene personale, è tutto basato su questo. Ma voglio farvi una domanda. Immaginate un giorno senza industria chimica. Chi, per esempio, secondo voi, quale di questi prodotti, o quantomeno, chi pensa, per esempio, che meno del 50% di questi prodotti sarebbe, non ci sarebbe senza l'industria chimica? Spesso mi dicono, tutti anzi spesso mi rispondono, sì, sicuramente saranno pochi. Ma in realtà, purtroppo non è così. Praticamente tutti questi prodotti, praticamente tutto quello che noi indossiamo, tutto quello che c'è attorno a noi, viene direttamente o indirettamente dall'industria chimica. Perché in realtà dobbiamo cercare di immaginarci questo giorno magari fantomatico? In realtà un giorno senza industria chimica è un giorno senza petrolio. Quindi perché noi siamo una società basata sul petrolio che nel giro di secoli, se non facciamo nulla, potrà fondamentalmente finire. Beh, vi spiego perché questa società è fatta, diciamo così, questa chimica, industria chimica. Praticamente l'industria chimica è come un albero, semplicemente. Tutti questi prodotti, servizi, sono appunto come le foglie di quest'albero, questi cosiddetti consumer goods. Questi qua sono fatti a sua volta da prodotti intermedi, per così dire, combinazioni chimiche, per così dire, di prodotti intermedi. Ancora di più, come il tronco appunto di quest'albero, è fatto da i cosiddetti elementi della chimica di base, che appunto si possono unire, per così dire, come facciamo come un Lego, per così dire, per fare tutti questi vari intermedi. E fino alle radici di quest'albero, dove si trovano i raw materials, ovvero le risorse naturali. E pensate un po', infatti, quest'albero, circa il 90% di quest'albero, oggi si stima che è basato appunto sul petrolio. Quindi immaginate appunto una società senza questo non è una società. Quindi potremmo probabilmente non vivere come oggi. Ovviamente la soluzione finale è l'unica vera soluzione sostenibile come che si pensa oggi è appunto riuscire a utilizzare comunque l'anidride carbonica, la CO2 prodotta in questi processi e riuscire a chiudere fondamentalmente il cerchio per poter avere appunto una cosiddetta economia circolare. Il problema è che oggi queste tecnologie hanno una maturità tecnologica così bassa, diciamo, che si prevede che queste tecnologie arriveranno a livello commerciale nei prossimi 50, addirittura 100 anni. Ma non possiamo purtroppo aspettare così tanto. Quindi, come nell'esempio delle uova, c'è bisogno di una transizione. E quando appunto vogliamo noi andare dal petrolio fino alla CO2, in mezzo deve esserci qualcosa, qualche altra risorsa che ci possa garantire di fare questo passaggio. Beh, ce ne sono tre fondamentalmente, tre possibili che andremo a visualizzare, che sono la biomassa, il carbone e il gas naturale. Ora cercheremo di capire i pro e i contro, quale effettivamente cosa anche la scienza pensa, di quali di queste risorse naturali sono effettivamente migliori o potrebbero veramente riuscire in questa transizione. E lo faremo tramite fondamentalmente tre parametri, che ci diranno appunto quanto questa risorsa è abbondante, quanto il suo impatto a livello dell'ambiente e l'impatto a livello societario anche. La prima
e la biomassa, che pur essendo appunto, si parla molto green, ha un grande svantaggio, come vedevo nel punto societario. Il problema è che per riuscire a fare, per esempio, a produrre della biomassa, bisogna fondamentalmente coltivarla. Quindi si stima, per esempio, che per riuscire a fare bioplastiche che riescono, per esempio, a coprire il volume di plastiche del polietilene, del polipropilene 2, delle maggiori plastiche usate oggi, si dovrebbe usare circa il 7% della terra agricola, della terra coltivabile di tutto il pianeta. Quindi la domanda sorge quasi spontanea. Dobbiamo coltivare plastiche o coltivare cibo per noi? Quindi non adatto a livello quantomeno globale. Secondo è appunto il carbone, che seppur molto abbondante nel nostro pianeta, è considerata la fonte fossile più inquinante che c'è, ancora più del petrolio in realtà. E l'ultima è il gas naturale, appunto, che al contrario del carbone esattamente, pur essendo una fonte fossile, è considerata la più green tra queste. E molti stati stanno piano piano cambiando, stanno cercando di cambiare il loro feedstock da petrolio a gas naturale. Il problema, uno dei grossi problemi di oggi col gas naturale in realtà è che neanche il 10% del gas naturale estratto tutt'oggi è usato nell'industria chimica per fare appunto questi prodotti chimici, questi intermedi e questi prodotti della chimica di base che parlavamo prima. In realtà si stima che circa il 3,5%, che è una stima quasi molto simile a quel poco che viene usato nell'industria chimica, viene bruciato nel cosiddetto processo di flaring, così come vedete qua, perché è il modo più, in realtà, più economico per disfarsene. E questo processo, in realtà, brucia, si stima, circa 15 miliardi di dollari ogni anno. E, ancora peggio, forse, è tutta l'anidride carbonica che rilascia. Perché cercate di immaginare 70 milioni di, in questo caso, Range Rovers o di fuoristrada che viaggiano per 20.000 chilometri ogni anno, rilasciando quindi enormi quantità di CO2. E questo, avrete così un feeling di quello che è questo processo per il nostro pianeta. Ma questo processo di flaring fondamentalmente dove avviene? Principalmente dove il gas naturale viene estratto, come vedete qua per esempio in questo video. E il motivo principale è appunto perché è troppo costoso, tramite per esempio gasdotti, trasportare in molti dei casi questo gas a questi impianti di produzione chimica, dove può essere appunto trasformato e l'albero può essere, dell'industria chimica può essere formato, per così dire. La mia idea, la mia visione è che invece di portare il gas all'impianto è esattamente il contrario, portare l'impianto al gas, in quel cosiddetto plant on wheels, che praticamente come in questo camion che arriva alla risorsa, appunto al sito di estrazione del gas, evita quindi di dover trasportarlo e riesce appunto invece a trasformarlo on site, sul sito,
e quindi finire il processo di flaring, eliminarlo completamente. E questo è possibile tramite tecnologie che sono in fase di sviluppo oggi, una delle quali è quella che sto lavorando, ho sviluppato negli ultimi 5 anni a Zurigo. In realtà, una cosa importante prima di chiudere è che questo processo di flaring non è un processo che magari viene, o un problema che viene deciso magari da qualche, non so, sceicco in qualche deserto sperduto, ma in realtà è qualcosa decisa fondamentalmente da noi, o comunque da chi ci rappresenta. E voglio farvi un esempio molto, molto forte degli Stati Uniti, che sono anche un paese produttore di gas naturale. Durante il governo Obama, il suo governo aveva messo fuori una legge che appunto stabiliva o quantomeno regolava questo processo di flaring, che, ahimè, già nel 2017 col governo Trump è stato ovviamente eliminato. Questo è già costato nell'ultimo anno, si stima, circa $1 miliardo di perdite al governo americano, più enormi quantità di CO2 ovviamente rilasciate nell'atmosfera. Quindi, di conseguenza, tornando alla fine, come l'esempio dell'uovo, dove nel caso della Svizzera, il popolo svizzero ha deciso, conscio, di adottare un cambiamento per il bene della società, in quel caso della società svizzera, noi oggi abbiamo il dovere di essere appunto consci di quello che succede e quello di quali innovazioni abbiamo noi bisogno, soprattutto per il bene, per riuscire ad avere un cambiamento per il bene delle generazioni future e soprattutto per il bene del nostro pianeta. Grazie.